everybody got to do. What? Bella a tutti ragazzi e ancora tanti tanti auguri e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio aprire insieme a voi due bauli costruibili. Lo so che sono bassi, per un pelo non ho preso il baule costruibile di Lega 3 ragazzi, però ne ho ben due da aprire, il mio e quello della Pamina. Visto che non posso fare nessuna partita, andiamo subito ragazzi ad aprire il mio baulozzo costruibilozzo e speriamo di trovare una bella leggendaria dentro. Vai così, attenzione, vuole costruibile 3126 di gold. Benissimo, già questi vanno bene. Abbiamo subito la prima skip, abbiamo 61 barili d'ossa e 61 giganti royal. Beh, io vado a prendere il barile d'ossa, non si sa mai ragazzi, carta molto interessante. Avanti ancora le rare, 26 stregoni o 26 goblin cerbottanieri. Io ragazzi scelgo per il goblin cerbottaniere perché secondo me già da livello 9 inizia a essere molto interessante da poter inserire nel deck. Ancora due skip, speriamo ci sia la leggendaria. Ho paura di no ragazzi e non c'è la leggendaria, peccato, niente leggendaria, ma 49 scaricuccioli o 49 torre bombardiera. Andiamo a prendere gli scaricuccioli, molto bene, li sto portando su perché credo che li inserirò quasi certamente nel deck. Vediamo le epiche, speriamo almeno ci sia il boia ragazzi, speriamo. Wasabi, 15 cacciatori o 15 mongolfiere. Beh, io me li vado proprio a prendere i 15 cacciatori, non male. Vabbè ragazzi, dai, non mi posso lamentare, non è stato proprio meraviglioso. Andiamo a dare giusto un'occhiata al cacciatore, vediamo un pochettino, che mi costa anche 4 tra l'altro. Devo migliorare il cacciatower prima che me lo chiedano e poi sono costretto a donarlo perché mi dimentico che lo voglio potenziare. Allora, tanto mi mancano ancora un po', andiamo a migliorare. E allora andiamo a portarlo a livello 3, così di cattiveria ragazzi. Cacciatore al 3 si può anche portare a livello 4, ma perché no? Devo portare il cacciatore anche a livello 4 ragazzi, così di prepotenza. Volevo giusto vedere due statistiche, almeno sono tranquillo che non mi scappa le donazioni. Questo toglie 690 volendo come danno maggiore. Mamma mia ragazzi, molto interessante. Forse da livello 5 potrebbe essere ancora più interessante da giocare. Voglio fare, prima di aprire il secondo baule costruibile, una bella partitella con voi con un mio vecchio deck ragazzi. Ho beccato un mio vecchio video di 9 mesi fa e avevo questo deck, ovviamente con le carte un po' più basse. Andiamo subito a farci questa prima partita e vediamo come va. Woman dei VIP Simon trademark, ciao, vediamo come va. Allora lui non apre, livello 11 per lui, apro io con il moschettiere. Molto tranquilla l'apertura sulla sinistra, lui mi risponde con una Fortnite dall'altra parte, va bene. Andiamo con lo spirito del ghiaccino allora, e a questo punto palla de fuego sulla Fortnite ragazzi, assolutamente necessaria. Peccato per gli arcieri, spalla fuoco anche lui, ha la fireball a livello 9, molto bene, ha la fireball a livello 9. E io qua andrei a fare una roba del genere ragazzi, proprio di grande cattiveria, mini pack che va a fare male, e ho Grider che entra di prepotenza. Attenzione, il boy addirittura gli tiriamo una legnata con il mini pack ragazzi, molto bene. 1299 la sua torre, facciamo una cosa del genere e una cosa del genere, bah, non lo so. Wow, lo spirito del ghiaccio riesce comunque ragazzi a congelare il boia e si potrebbe tentare nuovamente una spinta. Mamma che porcheria col mini pecca ragazzi, la spinta col mini pecca è una vera porcheria, ma arriva il peccone gigantone ragazzi e si conferma la mia porcheria. Allora vediamo, gigantone al 7 ragazzi, lo andiamo a rallentare molto tranquillamente. Così lui mi apre con un cimitero, questo mi giocherà anche molto probabilmente allora
una gelo potrebbe esserci. Andiamo intanto a pulire un po' il cimitero e deviamo il peccone con gli scheletrini essenziali. In questo frangente, ragazzi, riusciamo a counterare molto bene il peccone a livello 7. Possiamo anche fare una bella partenza col suino. Vai, vai, vai bello, vai bello. Bene così, ragazzi. Il mago di ghiaccio, benissimo, suino che viene a contatto con la torre. È meravigliosa la combo con il moschettiere, ragazzi, che va a tirare giù la torre esattamente a 60 secondi dalla fine. Non male, non male. Arrivano coriandoli per l'oxiderino. Ok, lui gioca la fornace a destra, io gli metto un mago di ghiaccio, anche se subiamo il primo attacco non mi dispiace. Incredibile, incredibile, di nuovo con il peccone. Non so bene, ragazzi, non so, vorrei palafocaglialo ma me lo tengo la fireball, me la tengo. Eccola, eccola che me la tengo qui la fireball, eccola che me la tengo qui la fireball, ragazzi. Molto good, molto good, molto good. Il double ice wizard, ragazzi, il double ice wizard. Andiamo ad accerchiare il peccone, ragazzi, andiamo ad accerchiarlo molto bene. Lui va di fireball, così io punterei tranquillamente a giocarmela. Un po' più di prepotenza, un altro mago di ghiaccio per me, scheletrini sul peccone in modo da poterlo deviare. 9 secondi alla fine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e andiamo a portarci a casa la partitozza, ragazzi, la prima partita dell'anno, la prima dell'anno l'abbiamo vinta. Chi vince a Clash Royale a il primo dell'anno vince tutto l'anno, quindi stiamo attenti, ragazzi, stiamo attenti e switchiamo nel profilino della PAMI. Shui! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilino della PAMI, baule costruibile anche per lei. Andiamo subito subito ad aprirlo e poi una bella partitella per vedere un pochettino se riusciamo a vincere. Vediamo questo baulozzo costruibilozzo, 1998 di gold, not bad, not bad. 4 skip, ragazzi, 4 skip. Attenzione, 41 goblin lancieri o 41 Tesla. Non uso nessuna delle due carte, gli prenderei i goblin lancieri che alla peggio prima o poi li potenzierà con il giant davanti. Devo prendere i goblin lancieri così. Vediamo subito, arrivano le rare. Wow, 50 scaricuccioli e 50 goblin cerbottanieri. So che Pamina vorrebbe gli scaricuccioli, non so bene il perché. E andiamo a prenderli di nuovo, ragazzi. 50 scaricuccioli per lei. Io ne ho trovati 49, lei 50. Due skip ancora. Non c'è la leggendaria neanche nel suo baule. Peccato. 5 scheletri giganti o 5 specchio, carte anche lei che non ha mai mai usato. Andiamo a prendere i 5 specchio giusto così. E l'ultima skip sono le comuni. Speriamo le arrivi qualcosa che possa usare. Andiamo a vedere. No, sono le epiche, è vero, sono le epiche. 5 archi X o 5 Dark Prince, 5 principi neri. Non ha nessuna delle due da usare, gli prendiamo il principe nero che tanto non le interessa. Comunque andiamo anche intanto a sbloccargli qualche missione. Bene così, bene così. 106 di gol per il baule omaggio, 12 giganti royal e 2 torri inferno. Che brutti bauli per la Pamina, che brutti bauli. Ci prendiamo pure questo, 10 mega sgherri, questo invece li usava una volta. E andiamo a farci una bella partitella anche con il suo profilozzo per vedere un pochettino come si può prospettare il nuovo anno. Allora, il suo Giant all'11, ragazzi, di gran prepotenza, potrebbe anche essere molto avvantaggiata, infatti, perché è a 4000 e potrebbe assolutamente avere buon vantaggio con il Giant all'11. Apriamo subito con la strega nera, comunque. Vediamo un po' come risponde lui con un Valchirione al 9, all'8. Allora davanti il Caballeros. E stiamo pronti eventualmente a spingere dall'altra parte. Spiriti del fuoco non ci interessano. Andiamo dietro invece con la strega normale, ragazzi. Andiamo con la strega normale, fermiamo il suo attacco e poi ripartiamo. Gli spariamo giù qua un giant, ragazzi, assolutamente necessario in questo frangente per andare a bloccare i suoi barbari scelti. Avanti ancora una fireball che mi manca gli sgherri, ragazzi. Andiamo anche con lo spirito del ghiaccio dietro, strega al 7 di là che va a fare male. Vediamo se riusciamo a congelare provvidenzialmente la torre di destra, ragazzi. È meravigliosi gli sgherri che anche se zappati distruggono la torre avversaria portandola a 419.
andiamo a deviare. Lei c'ha il cavaliere al 12. Andiamo a deviare il suo cavallero all'11 con il nostro al 12. Vediamo un pochettino cosa si può fare. Io tenterei una strega notturna dietro. Aspettiamo i suoi luridi. Non ci credo. Arrivano invece gli sgherrini. Arrivano. Fa niente. Lasciamoli pure entrare. Magari una zappetta sugli sgherrini ci può stare. E la strega notturna passa davanti. Gigante giocato molto male, ragazzi. Attenzione. Attenzione alla torre inferno, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Lasciamola passare. Vediamo se il Giant si rivela efficace contro la torre inferno. Purtroppo all'8 lo va a bruciacchiare senza nessun problema. Comunque siamo ancora inviolati noi con le nostre torri. Vediamo un po' che intenzioni ha lui. Gli splittiamo degli sgherri da dietro in modo che lo mettiamo un po' in difficoltà con la scelta. Buona quella fireball, buona quella fireball. Vai che andiamo e andiamo a spingere, ragazzi, e andiamo a spingere di qua con il Mega Giant, ragazzi. Bene, ho sprecato anche la zappa, gli spariamo gli sgherri e dovrebbe essere tutto risolto, ragazzi. Bene, torre viene congelata, andiamo a zapparla già che ci siamo, così uno sgherro si salva e continuiamo a spingere di là, ragazzi. Seconda strega notturna dietro, ce ne sono due full vita, ragazzi, molto interessante, molto interessante. Appena va giù la torre gli sparo l'altro gigante. Va giù la torre o non va giù? Va giù o non va giù? La torre va giù, perfetto. Giù il gigante, strega normale dietro, ragazzi. Andiamo ancora a spingere. Ancora il tris di sgherri, chissà se si è arreso oppure no. Credo di sì. E quindi no, non si è arreso, incredibile. Gioca comunque ancora, non si vuole assolutamente arrendere. Andiamo a fermare il Valchirione, ragazzi. E il Giant meraviglioso va a distruggere la torre centrale, dando la vittoria alla nostra Pamina. Beh, ragazzi, io direi che per oggi è davvero tutto. Andiamo un attimo ad aprirgli l'ultima missione prima di salutarci. Andiamo ad aprirgliela, gli diamo un po' di roba così. C'è quasi il baule cangiante, c'ha. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver guardato anche questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!